Mediterraneo Studi Politeisti. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, allora intanto vi ricordo il rito dell'equinozio e il solstizio d'estate che si terrà il 23 marzo presso il Bosco Sacro di Jesolo. Come sempre è il rito della conoscenza, il rito della consapevolezza e come sempre dico accendiamo il fuoco praticamente poco prima del tramonto. Pertanto prego le persone di arrivare massimo prima delle 7 e se qualche persona viene di pomeriggio dare una mano a preparare quello che è il posto del rito fa anche un piacere, insomma. Allora appuntamento è per il rito del solstizio d'estate il 23 giugno. E in questa trasmissione sarò veloce e conciso perché voglio fare un discorso, anzi due discorsi che però sono la continuazione l'uno dell'altro. Il primo discorso riguarda a un frequentatore di internet che mi chiedeva ma gli studi classici, gli studi della classicità romana e greca possono portare a diventare pagani? E gli ho risposto appunto della differenza che c'è fra l'estetica, cioè la rappresentazione statuaria di pittura oppure di poesia dei racconti e quella che è invece la realtà del racconto, come la realtà si traduce nell'uomo, cioè l'uomo che percepisce il mondo in cui vive. E il secondo pezzo, che spero di riuscire a far tutto, è l'angoscia, le emozioni e il sentire il mondo. Ed è praticamente un testo che insegna o dice delle cose con cui le persone possono rimuovere le barriere che le separano dal mondo. I due testi li farò in continuazione, pertanto cercherò di essere anche abbastanza veloce perché i testi sono molto carichi. Vi ricordo che il primo testo si chiama Gli studi classici e la religione pagana politeista e il secondo testo si chiama L'angoscia, le emozioni e il sentire il mondo. Li trovate tutti e due comunque in internet. Gli studi classici e la religione pagana politeista. Gli studi classici possono portare alla religione pagana? No, al massimo possono far innamorare le persone per l'estetica del gesto insito nei racconti epici, non porta alla religione pagana. L'estetica è fatta dall'immaginazione e della ragione, che non coglie nulla sotto la superficie della forma con cui gli avvenimenti appaiono. Nella rappresentazione estetica gli avvenimenti appaiono muti, pura arte che suscita delle emozioni, ma le emozioni sono suscitate nello spettatore che proietta sulla rappresentazione estetica ciò che la rappresentazione estetica ha suscitato in lui. Nella dimensione estetica lo spettatore si compiace del gesto eroico di Achille che consacra il suo trionfo trascinando Ettore nella polvere, oppure è pervaso da un senso di pietà per Ettore nella polvere, ma la rappresentazione estetica della scena viene immaginata prima priva di emozioni. Le emozioni della rappresentazione estetica sono quelle che vengono suscitate nello spettatore, che lo spettatore proietta sulla rappresentazione stessa. Le meravigliose pagine epiche dell'Iliade e dell'Odissea sono grandi affreschi estetici che hanno lo scopo di suscitare nel lettore un susseguirsi di emozioni che il lettore proietta sugli avvenimenti. È quel cantar della musa che apre nello spettatore il suo canale emotivo verso le rappresentazioni del mondo. Questo insegnano gli studi classici, tant'è che gli studi classici vengono fatti anche nei seminari, non per questo i preti cattolici vengono indotti alla religione pagana. Al massimo gli studi classici servono ai cattolici per accogliere qualche idea da imitare. Molte immagini classiche sono presenti all'interno della Divina Commedia di Dante, anche se la loro estetica è presa dalla Grecia antica e dall'antica Roma, l'uso e la significazione delle immagini è tutta cristiana. Non basta mettersi il fascio littorio come simbolo per avere il senso dell'onore e della giustizia di Roma antica, così come non serve rubare la faccia di Plotino
per dare dignità a Paolo di Tarso, così come non serve rubare l'iconografia tardoclassica di Zeus per raffigurare il dio dei cristiani. Si tratta di rappresentazioni estetiche che vengono risolte con la dicitura «gli antichi credevano che», solo che la rappresentazione estetica è appunto una rappresentazione separata dallo spettatore che vi assiste, una rappresentazione virtuale. Fin tanto che la rappresentazione è separata dallo spettatore, ogni rappresentazione ha lo stesso valore, ogni rappresentazione è uguale, salvo la capacità o la possibilità del soggetto di dirigere su questa o quella la significazione che la sua sensibilità attiva. Ogni rappresentazione assume il valore dell'investimento psicoemotivo fatto dallo spettatore. La forza di una rappresentazione estetica è data dalla sua capacità di afferrare l'attenzione dello spettatore e di costringerlo a scaricare su di essa le sue aspettative psicoemotive. Le finalità commerciali di una rappresentazione estetica le ritroviamo nella pubblicità televisiva. Pertanto gli studi classici non portano al paganesimo, semmai ne mettono in luce l'estetica rendendola viva e attuale nei sentimenti di molte persone. Diverso è il pagano, che è consapevole che la rappresentazione estetica è circoscritta alla ragione. Se la rappresentazione estetica mette in evidenza il 2% di DNA che separa l'uomo dallo scimpanzé, il pagano politeista sottolinea il 98% del DNA che lo accomuna. Nell'esempio che si è fatto di Achille e di Ettore, il pagano coglie la rappresentazione estetica fin tanto che guarda come spettatore, ma il pagano è sia Achille che Ettore. Non è il pagano che come spettatore proietta la sua immaginazione su Achille o Ettore, ma è lui stesso Ettore o Achille nella vita di tutti i giorni. In quel momento, in ogni momento della sua esistenza, le forze che nell'estetica sono rappresentate dalle figure di Ettore ed Achille partecipano alle sue azioni e alle emozioni nelle relazioni con l'oggettività in cui vive. Per il pagano politeista il mito è una forma descrittiva di forze, di relazioni che agiscono al di fuori dello spazio e del tempo. Agiscono su tutti gli esseri nati nella natura, forze che coinvolgono l'essere umano e che l'essere umano usa nella sua quotidianità. In queste forze Hillman individua degli archetipi alla base delle azioni umane o dei bisogni umani, ma queste forze hanno una struttura fisica ed agiscono attraverso delle manifestazioni emotive dentro e fuori gli esseri umani in tutte le relazioni dell'umana esistenza. Dai procarioti e gli archeobatteri e tutti gli esseri della natura all'uomo ci sono 31 geni comuni, e Francesca Ciccarelli, ricercatrice dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano e dell'European Molecular Biology, laboratorio di Heidelberg, una delle autrici del nuovo libro della vita, afferma: siamo una specie fra le tante. Un pagano politeista direbbe: 31 divinità comuni legano tutti gli esseri della natura, agiscono in tutti gli esseri della natura, legano e vivono in tutti gli esseri della natura, costruendo se stessi nell'infinito dei mutamenti. Soggettivare l'altro, empatia, compassione, stessa passione, senso di insieme, telepatia, sincronicità, sono ciò che caratterizzano la persona religiosa pagana politeista. Non voglio spingermi oltre per definire quanto può essere profonda la capacità del pagano politeista di soggettivare il mondo in cui vive, identificarsi e vivere delle stesse passioni, degli stessi desideri e degli stessi intenti del mondo. Non lo voglio fare perché ogni persona che si identifica col mondo in cui vive ha delle specificità, delle predilezioni e costruisce il proprio potere di essere proprio vivendo nell'insieme in cui è nato. Non lo voglio dire anche perché so di avere davanti a me un enorme sconosciuto che molte persone indagano e altre indagheranno. 31 divinità, e per favore non prendete il 31 come se fosse una verità. Legano tutti gli esseri dell'essere natura. Quante altre divinità legano gli esseri umani l'uno all'altro? Nella mia vita quotidiana sono Ettore o Achille, sia che sia al lavoro,
sia che viva le relazioni familiari, sia che viva le relazioni sociali, sia che viva le relazioni nella natura. Non sono Ettore ed Achille e le migliaia di rappresentazioni dei miti, perché ne recito la parte, ma perché Ettore e Achille rivivono nelle mie azioni e nelle emozioni che riverso nella mia vita quotidiana. Così l'ingiustizia mi attraversa, mi lega e mi travolge. Così che ciò che avviene nella società è ciò che avviene dentro di me, perché il Dio offeso nell'altro individuo chiama il sé stesso dentro di me, e così via in tutte le relazioni con tutto ciò che mi circonda. Quando avviene la guerra di Troia? Sta avvenendo ora. Una guerra fra dei per la costruzione di se stessi nella vita, nella e della vita, nella natura. La guerra di Troia altro non è che l'epica con la quale l'individuo affronta la sua esistenza. È in grado questo individuo di rompere la barriera che lo separa dalla vita? Ettore e Achille, Urano stellato e Cronos, Zeus era Atena, sono solo delle rappresentazioni estetiche, o è ciò che emerge dentro di lui che affronta con lui la sua esistenza? Non si diventa pagani politeisti solo perché si studiano i classici antichi. Lo si diventa quando la propria esistenza viene trasformata in un'interazione mitica fra il nostro quotidiano e gli dei che agiscono in esso. Si diventa pagani quando Demetra, Persefone, Ade e Posidone, Prometeo e Iperione, Urano stellato e Gaia, Afrodite e le Rinni con tutti gli altri si manifestano quando facciamo un minestrone di fagioli, quando zappiamo la terra o consegniamo la posta, quando amiamo le persone, quando siamo persone civili nella nostra società. Qualche volta può essere che qualche altra persona riconosca nei nostri gesti dei gesti eroici, importanti, ma in ogni nostro gesto si esprimono gli dèi e il mondo, e noi siamo una cosa sola. Se notate, esiste più di qualche associazione pagana che si definisce associazione culturale. Non esistono associazioni religiose pagane, proprio perché essere una persona religiosa pagana significa essere parte della vita e non spettatore della vita. Ebbene, questo era la risposta a chi mi chiedeva se gli studi classici bastavano per diventare pagani. E esiste un percorso, esiste un modo con cui noi possiamo interagire col mondo in cui viviamo. E uno di questi modi è trattato nel testo L'angoscia, le emozioni e il sentire il mondo. Che cos'è l'angoscia? L'angoscia è uno stato psichico caratterizzato da apprensione e vaghe paure, accompagnato da agitazioni e da difficoltà respiratorie e circolatorie. L'angoscia si accompagna a molte malattie psichiatriche, in particolare alle nevrosi. Ma l'angoscia, che spesso viene associata all'ansia, è uno stato psicofisico dell'individuo che non è patologico o manifestazione di malattia. Uno stato fisico che, come la tranquillità, l'agitazione, l'apprensione, ha una funzione di sviluppo dell'individuo. L'emozione è intesa come? Quando parliamo di emozione, parliamo di reazione affettiva intesa con insorgenza acuta di breve durata, determinata da uno stimolo ambientale. La sua comparsa provoca una modificazione a livello somatico, vegetativo e psichico. Le reazioni fisiologiche ad una situazione emozionante investono le funzioni vegetative come la circolazione, la respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite un'ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito. Le reazioni viscerali si manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo, con conseguente incapacità temporanea di astrazione dal contesto emozionale. Le reazioni espressive riguardano la mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo e le abitudini e le abituali forme di comunicazione. Le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé, difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, diminuzione della capacità di metodo e di critica. Questo è ciò che avviene dentro l'individuo quando insorge un'emozione. Ebbene, l'angoscia
è intesa come si parla di ansia quando ci si riferisce ai soli aspetti psichici dell'emozione in questione, mentre impieghiamo il termine angoscia quando in concomitanza si hanno manifestazioni somatiche talvolta particolarmente vistose. Liberare le emozioni nell'individuo significa liberare la propria capacità di percepire empaticamente gli oggetti del mondo. Se le persone vivono la loro angoscia, dispiegando in essa le loro emozioni, riattivano la loro empatia iniziando a percepire le emozioni del mondo. Lo stato angoscioso, atto a produrre un'esposizione di emozioni, non necessariamente deve essere indotto da fattori esterni dell'individuo, può essere prodotto dall'individuo e usato dall'individuo per liberare le proprie emozioni dal controllo della ragione. Liberare le proprie emozioni dal controllo della ragione significa poter sentire il mondo in maniera diversa e far arrivare questo diverso modo di sentire il mondo alla coscienza che guida le nostre azioni e le nostre decisioni. Se nelle patologie psichiatriche l'individuo diventa prigioniero della patologia e le manifestazioni sintomatiche si impongono su di lui, nell'uso soggettivo dello stato psichico dell'angoscia, l'individuo si serve dello stato angosciante per liberare le proprie emozioni dalle coercizioni che ha subito e ha fissato nella ragione. Imporsi uno stato psichico angoscioso non significa imporsi una situazione di malattia, ma imporsi di vivere psicologicamente in una situazione di transfert psicologico i sintomi dell'angoscia. Proprio perché si tratta di una situazione voluta, ricercata, autoimposta, non dura per tempi molto lunghi, la quantità di energia con la quale si carica l'emozione è sempre comunque limitata, riportando l'individuo allo stato psichico di partenza, ampliando la capacità di sentire il mondo ogni volta in maniera diversa, modificando la sensazione che l'individuo ha del mondo. Cosa percepisce l'individuo di questa modificazione? Il fatto di avere davanti a sé molte diverse possibilità. Perché cosa? Per quello che lui vorrà fare. La sensazione che si ha viene modificata e si modifica all'interno di, come scrive a Gemelli, per lo psicologo non esiste la sensazione pura, esiste un'astrazione. Per lo psicologo esiste la stimolazione dei ricettori sensoriali, che è un fatto biologico. Esiste la percezione, che è il prodotto di un processo complesso in cui i dati sensoriali sono elaborati, modificati, trasformati fino a dare la conoscenza di un determinato oggetto percepito in quelle determinate condizioni. In altre parole, un individuo può solo entrare in contatto con la realtà oggettiva degli stimoli attraverso la sua realtà soggettiva, che richiede l'integrazione della sensazione con altri elementi di natura amnestica, affettiva, esperienziale, che rendono indiscernibile il dato sensoriale dal dato percepito. Non è molto complesso, se vi fermate un attimino ad analizzare il testo è un po' più semplice e comunque fa parte sempre del dizionario di psicologia di Galimberti. Usare l'angoscia. Le angosce si dividono in angoscia di origine pulsionale, 2. Angoscia che nasce dalla presenza di un pericolo esterno, detta angoscia reale. Angoscia automatica, quando il soggetto non riesce a scaricare un afflusso di eccitazione sia interna che esterna, difetto di difesa dall'angoscia, il segnale d'angoscia. 4. Tipi di angosce diverse. L'angoscia pulsionale in psicologia è l'angoscia manifestata dalle patologie come la nevrosi, di questa non mi occupo perché interessa la psichiatria. L'angoscia che nasce dalla presenza di un pericolo esterno che il soggetto non riesce a dominare. Questa angoscia appartiene alla relazione fra l'individuo e il mondo in cui vive e quanto l'individuo è attrezzato per affrontare tale mondo. È un'angoscia imposta all'individuo mediante l'educazione, un'educazione che costringe l'individuo a ingigantire gli oggetti e le situazioni del mondo e a sminuire la sua capacità di agire nel mondo o di rispondere alle sollecitazioni degli oggetti. Di questa angoscia se ne deve occupare la pedagogia.
L'angoscia automatica è quella che nasce dall'impossibilità dell'individuo di scaricare l'energia manifestata nelle proprie emozioni nel mondo. Viene considerato un difetto dell'io, un'incapacità di equilibrare pulsioni interne e stimolazioni del mondo in cui si vive. Questa situazione si può incontrare all'inizio degli esercizi come resistenza degli esercizi di stregoneria, come resistenza psichica a rivivere situazioni traumatiche angoscianti. Il quarto elemento, il segnale d'angoscia, è quello che usiamo per agire in stato d'angoscia e ampliare la capacità empatica nei confronti del mondo che ci circonda. Il segnale d'angoscia è un dispositivo azionato dall'io in presenza di un pericolo allo scopo di evitare l'angoscia automatica. Questo segnale, per chi vuole ampliare il proprio sentire il mondo, viene attivato dall'individuo con la tecnica che descriviamo sotto. Il segnale d'angoscia riproduce in modo attenuato la reazione d'angoscia vissuta precedentemente in una situazione traumatica, consentendo di azionare le opportune misure di difesa. Stato psicologico per attivare la reazione d'angoscia. Pressione attraverso i muscoli della pancia alla bocca dello stomaco. 2. Immaginare una situazione traumatica, viverla in un transfert psicologico, immedesimandosi emotivamente e psicologicamente in essa. 3. Forzare la respirazione. 4. Usare il diaframma come se fosse una pompa. 5. Sensazione di respiro che si ferma in gola. 6. Vibrazioni lungo tutto il corpo che si fermano alla testa. 7. Quelle vibrazioni lungo tutto il corpo che si fermano alla testa, quando qualcuno le sente, sente subito la kundalini. In realtà non è vero, è un'altra cosa. Senso leggero di vertigini. 8. Vibrazioni alle orecchie, non dei veri e propri fischi. 9. Aumento del battito cardiaco. 10. Semiparalisi delle articolazioni. In questa situazione noi viviamo il segnale d'angoscia. Una volta che ci si è immedesimati in una situazione psicologica che crea angoscia e che si è predisposto il corpo in modo che sia pervaso dall'ansia, la situazione psicologica deve essere bloccata in una situazione per un certo tempo. Per un certo tempo si intende per qualche secondo, da qualche secondo ad un tempo molto più lungo. Bloccare la situazione. Eliminare la situazione psicologica immaginata della quale ci siamo serviti per entrare in quello stato. 2. Fermare il dialogo interno. 3. Spostare l'attenzione dal centro dell'intestino al centro dell'intestino sulla bocca dello stomaco. 4. Forzare il respiro comprimendo immediatamente il diaframma e pompare le vibrazioni lungo tutto il corpo. 5. Seguire il respiro, vibrazioni, bocca del corpo, diaframma, centro dell'intestino e cuore finché non si dissolve la situazione ansiosa. Ogni volta che si proverà ad evocare la situazione sarà più facile entrare e uscire dallo stato d'angoscia. Il senso delle sensazioni nei punti che ho descritto saranno più chiari quando le persone ascolteranno con attenzione le loro sensazioni. In questo modo si dispiegherà la capacità empatica dell'individuo e si riduce l'effetto del controllo della ragione. Gli effetti del dispiegamento della percezione empatica si riversa sul sentire della persona, sulle sue sensazioni. Non si percepisce in maniera diversa, ma si articola in maniera diversa il proprio percepito attraverso un diverso sentire. Si sentono cose diverse e ci si pone in maniera diversa davanti al mondo. Il sentire apre la propria porta all'elemento emotivo e costringe l'individuo a relazionarsi col mondo spostando la sua attenzione dagli elementi razionali a quelli emotivi, variando la comprensione del mondo della persona. L'ansia viene definita come una generale attivazione delle risorse fisiche e mentali di un soggetto. Contenuta entro certi limiti, produce un effetto di ottimizzazione delle prestazioni sociali.
soggettive. Se tali limiti vengono superati, diventa patologica e compromette l'efficienza funzionale del soggetto. Ma i limiti non possono venire superati quando lo stato angoscioso è autoimposto. I limiti si possono superare soltanto in caso di malattia, nel caso che l'individuo non sappia rispondere in maniera adeguata alle sollecitazioni dell'ambiente. Lo stato psicofisico di calma, lo stato psicofisico di tenacia, lo stato psicofisico di furore, lo stato psicofisico di eccitazione, sia fisica che intellettuale, eccetera, sono tutte predisposizioni psicofisiche dell'individuo che hanno la finalità di ottenere un risultato che si traduce in una modificazione emotiva del soggetto, della sua capacità di sentire il mondo e di agire in esso. Sta all'individuo, mediante la propria volontà, usare proficuamente tali stati psicologici senza farsi travolgere. Sta all'individuo affrontare il mondo in cui vive, attrezzandosi per affrontarlo al meglio. Ci sono due note alla base di questa tecnica relativa all'uso dell'angoscia. La prima nota dice: questa tecnica non può essere praticata da chi ha patologie nevrotiche, depressive o soffre di fobie. È una tecnica che serve per sviluppare il sentire soggettivo, non per guarire da malattie, siano esse di natura fisica che psichiatrica. E la seconda nota dice: per una maggior chiarezza espositiva del concetto mi sono servito di citazioni tratte dal dizionario di psicologia di Umberto Galimberti, edizione Garzanti. In questa esposizione all'angoscia, alle emozioni e al sentire il mondo è importantissimo il segnale d'angoscia. Perché? Perché l'angoscia è la sensazione che la ragione produce nell'individuo proprio per impedire all'individuo di uscire dalla sua descrizione, cioè di percepire le diversità che agiscono nel mondo, per il mondo, e appartengono a tutti quei segnali non verbali che dal mondo si dirigono verso l'individuo. Ebbene, il segnale d'angoscia in realtà è una sensazione estremamente superficiale ed è una sensazione facilmente autoinducibile. Soltanto che se l'individuo autoinduce quello che è il segnale d'angoscia e pratica quei 10 punti che ho delucidato, cioè si concentra, si rilassa, comincia a far pressione attraverso i muscoli della pancia alla bocca dello stomaco. 2. Immagino una situazione traumatica, memorizzandola, la rivive in un transfert psicologico, immedesimandosi emotivamente e psicologicamente dentro, forza la respirazione, usa il diaframma, come se fosse una pompa. Subisce quella sensazione che il respiro che si ferma in gola e lo vive, lo percepisce, diventa una cosa, il respiro fermo in gola è una sensazione da assaporare lentamente. Ascolta le vibrazioni lungo tutto il corpo che si fermano alla testa, subisce quel senso di leggero vertigine e ci vive all'interno, cioè la vive psicologicamente. Vive quelle vibrazioni alle orecchie, che non sono i fischi che si sentono alle orecchie, ma sono delle vibrazioni come da pressione quando si va in altezza sui monti o si scende da un monte, e aumenta il battito cardiaco, arriva a semiparalizzare le articolazioni. Questa situazione psicofisica è una situazione in cui si sta vivendo uno stato angoscioso, e lo si sta vivendo non tanto con il ricordo, anche se abbiamo usato il ricordo di uno stato angoscioso precedentemente per riuscire a costruire la situazione fisica, ma lo si sta vivendo con tutto il corpo nella sua interezza. E è importantissimo questo, perché l'emozione non è una sensazione semplicemente psicologica, ma è una sensazione che ha modificazioni fisiche. Cioè, la vita è un'emozione, e proprio l'evoluzione della capacità di esprimersi dell'emozione nei soggetti ha portato alla diversificazione delle specie, ha portato a nascere le specie, a modificarsi, a crescere.
Infatti, quando noi prendiamo il dizionario di psicologia, lui ci definisce l'emozione come reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata, determinato da uno stimolo ambientale. È importantissimo che noi consideriamo che la reazione affettiva è determinata da uno stimolo ambientale, ma quando noi pratichiamo il segnale d'angoscia, lo stimolo ambientale non esiste, è uno stimolo che noi induciamo, per cui noi siamo padroni di quello stato psichico. Dice sempre, a proposito dell'emozione, la comparsa di un'emozione provoca una modificazione a livello somatico, cioè a livello del corpo, a livello fisico, vegetativo e psichico, cioè corpo, crescita, trasformazione e struttura psichica che è espressione del corpo. Le reazioni fisiologiche ad una situazione emozionante investono le funzioni vegetative, cioè le funzioni di crescita dell'individuo, come la circolazione del sangue, la respirazione, la digestione e la secrezione, le funzioni motorie tramite una ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito. Proviamo un attimino a vedersi, questa è la definizione del dizionario, ma lo stato psicologico per attivare la reazione d'angoscia, io ho messo pressioni attraverso i muscoli della pancia e la bocca dello stomaco, e qui investite la vostra capacità vegetativa, no? E forzare la respirazione, usare il diaframma come se fosse una pompa, sensazione di respiro che si ferma in gola, vibrazioni lungo tutto il corpo, senso di leggero vertigine, vibrazioni alle orecchie, aumento del battito cardiaco. Ebbene, in tutte queste c'è reazioni fisiologiche, una situazione emozionante, investono funzioni vegetative come la circolazione, la respirazione, la digestione, la secrezione, le funzioni motorie tramite una ipertensione muscolare e le funzioni sensorie con svariati disturbi alla vista e all'udito. Dunque, quando io vi ho messo in una situazione di segnale d'angoscia, vi ho messo esattamente fisiologicamente nella stessa situazione in cui voi potete far insorgere dentro di voi l'emozione come capacità di modificazione fisiologica della persona. È chiaro questo? Andiamo avanti con il dizionario. Il dizionario ci dice: le reazioni viscerali si manifestano con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo, con conseguente incapacità temporanea di astrazione dal contesto emozionale. Cosa significa questo che dice la psicologia? Cioè che la reazione all'emozione si manifesta con una perdita momentanea del controllo neurovegetativo, cioè in pratica siamo un po' fuori di testa, tanto per essere chiaro, con la conseguente incapacità temporanea di astrazione dal contesto emozionale, cioè per un attimo, per un momento, noi non siamo più in grado di uscire dal contesto emozionale e nello stato di segnale d'angoscia. Io ho detto che al decimo punto c'è una leggera semiparalisi delle articolazioni, se voi la raggiungete bene. Ebbene, in quel momento siete pronti per emozionarvi, siete pronti per accogliere ciò che vi arriva dal mondo. Chi guarda da fuori, chi si sta emozionando, vede delle reazioni espressive che riguardano le mimica facciali, gli atteggiamenti del corpo e le abituali forme di comunicazione che vengono alterate. Le reazioni psicologiche si manifestano come riduzione del controllo di sé, difficoltà ad articolare logicamente azioni e riflessioni, diminuzione della capacità di metodo e di critica. Allora, quando c'è l'insorgenza dell'emozione nell'individuo, abbiamo tutta una serie di reazioni di postura corporale, cioè sia la reazione mimica facciale, gli atteggiamenti del corpo e le abituali forme di comunicazione che vengono di fatto modificate,
e reazioni psicologiche si manifestano con riduzione del controllo di sé. Praticamente ciò che viene a perdere dentro di noi il controllo è proprio la ragione. Cioè la ragione perde il controllo della persona e la persona ha difficoltà ad articolare logicamente le azioni e riflessioni che diminuiscono quelle normali, quelle razionali, che diminuiscono quando l'emozione sta insorgendo nella persona. Allora, quando io vi ho parlato del segnale di angoscia, cioè di mettersi nella situazione di ricevere il segnale di percepire il segnale d'angoscia, vi ho parlato di come mettervi nella situazione psicologica, fisica, mentale, che comunque è sempre fisica, per far insorgere in voi le modificazioni soggettive che avvengono dall'insorgere dell'emozione. Ed è uno stato psichico che ci si pone davanti al mondo, che ci permette innanzitutto di pararci rispetto all'insorgenza di qualsiasi tipo di emozione che ci può travolgere, e in particolare le emozioni di origine pulsionale, l'angoscia che nasce dalla presenza di un pericolo esterno e l'angoscia automatica quando il soggetto non riesce a scaricare un flusso di eccitazione. Però questo avviene quando noi siamo abituati a entrare, cioè siamo abituati a costruire dentro di noi il segnale d'angoscia, cioè la situazione di segnale d'angoscia, perché costruire dentro di noi la situazione di segnale d'angoscia, quando voi lo fate 30 volte, non avete più paura di quel segnale d'angoscia, cioè di quello stato d'angoscia, anche quando vi viene originato sia di natura, forse di natura pulsionale, forse per un pericolo esterno, forse per qualche altra cosa, non avete più paura perché sapete sia come entrarci sia come uscirci, perché tutte le sensazioni che voi avete, la pressione attraverso i muscoli della pancia, la bocca, dello stomaco, immaginare una situazione traumatica, violent transfer, forzare la respirazione, usare il diaframma, sensazioni di respiro che si fermano in gola, vibrazioni lungo tutto il corpo che si fermano la testa, senso leggero di vertigini, vibrazioni dell'orecchio, aumento del battito cardiaco, semiparalisi delle articolazioni, in realtà è una cosa normale che fa il corpo. Cioè il corpo è attrezzato tranquillamente per fare queste cose, soltanto che normalmente le fa così, quando gli capita, quando gli serve. Ma se voi lo richiamate, se voi richiamate alla memoria questo tipo di atteggiamento con una serie di esercizi, non avete più paura dell'angoscia neanche quando è patologica, perché siete in grado di dominare lo stato di angoscia. E quando siete in quella situazione, quella situazione va bloccata. Perché? Perché in quella situazione avete la capacità di costruire la comunicazione emotiva con il mondo. E questo è il diventare pagani. Cioè, quando è che si diventa pagani? Quando si riesce a soggettivare le sensazioni che ci arrivano dal mondo. Quando noi e il mondo riusciamo a parlarci, riusciamo a comunicare le nostre emozioni, riusciamo a comunicare il nostro sentire. Finché gli alberi saranno solo legno da tagliare, noi non avremo mai comunicazione con gli alberi. Ma perché? Perché la comunicazione col mondo, con gli oggetti del mondo, con i quali dividiamo una cospicua parte di DNA, in realtà non parlano attraverso le parole, ma parlano attraverso dei segnali emotivi che noi siamo attrezzati a cogliere, proprio perché abbiamo una struttura di DNA che è simile a loro, abbiamo una parte di DNA che è uguale, per cui molti degli strumenti di percezione, dei segnali che ci arrivano dal mondo, noi li abbiamo, soltanto che non ci servono, non sappiamo come che farcene, non sappiamo come interpretarli. Ma quando bloccate la situazione del segnale di angoscia, voi, uno, eliminate la situazione psicologica immaginata, cioè quella situazione che magari avete richiamato alla mente in quella situazione critica in cui vivevate, avete avuto paura, no? E questa la eliminate dal vostro pensiero. Fermate il dialogo interno, cioè costruite il vuoto nei limiti del possibile nella testa, o comunque seguite il respiro, seguite le vibrazioni delle orecchie, seguite i vostri battiti cardiaci, seguite le vibrazioni lungo il corpo, seguite le sensazioni di respiro che si ferma in gola. In ogni caso fermate il dialogo interno, fermate la descrizione di quella situazione psicologica che avete chiamato la mente.
3. Spostate l'attenzione dal centro dell'intestino o sulla l'attenzione al centro dell'intestino o sulla bocca dello stomaco. È importantissimo che voi sentiate queste vibrazioni, cioè vibrazioni mai sentite dall'interno, sia sull'intestino che sulla bocca dello stomaco, perché noi abbiamo una capacità di comunicare col mondo attraverso lo stomaco e attraverso la bocca dello stomaco. Lo so, 20 anni fa quando io ho imparato questa cosa, l'ho imparata e ho detto questa cosa funziona. Adesso la scienza mi dice, guarda Coco, che nel tuo intestino, nella tua pancia, nel tuo stomaco c'è un cervello. E guarda che la bocca dello stomaco, da cui parte il nervo vago, non è altro che la comunicazione di quel tipo di cervello che hai all'interno dello stomaco, che si collega col cervello centrale, che si trasforma in sensazione, che si trasforma in comunicazione. Per cui quando io ho imparato sta cosa, in realtà non avevo nessun elemento scientifico, avevo semplicemente degli elementi pratici e avevo visto che funzionava. Non sapevo perché funzionava. Adesso la scienza mi ha dato una spiegazione, che forse non è neanche la spiegazione definitiva, però è una spiegazione funzionale, perché logicamente se io so di avere nello stomaco un vero e proprio cervello pari al circa il 10% della struttura neuronale che è il cervello centrale, chiaramente quel cervello ha tutta una serie di funzioni di relazione fra me e il mondo, legato a tutta una serie di elementi, che invia segnali al cervello centrale, che invia dei segnali a quella che è la mia coscienza. Poi forzare il respiro, comprimerlo mediante il diaframma e pompare le vibrazioni lungo tutto il corpo significa riattivare quella che è la mia sensazione corporea nei confronti del mondo. Seguire il respiro, vibrazioni, bocca dello stomaco, diaframma, centro dell'intestino e cuore, finché non si dissolve la situazione angosciosa. Cioè in pratica seguire quelle che sono le nostre correnti vegetative lungo il corpo finché non si arriva a uno stato di rilassamento, dopodiché si esce da quella situazione. Questi tipo di esercizi, questi esercizi di chiamare il segnale d'angoscia, non è che vi porta a scoprire il mondo nuovo, ma vi porta a sentire il mondo. Vi porta a far sì che i segnali emotivi che giungono al mondo passino attraverso le vostre sensazioni, diventino vivi e arrivino alla vostra coscienza. Perché la ragione cosa fa? La ragione stoppa i segnali emotivi che arrivano dal mondo, li tronca, li taglia, li trancia. Perché per lei sono cose inspiegabili, sono cose non descrivibili. Ma se noi usiamo il segnale d'angoscia come ponte, noi riusciamo a troncare l'effetto della ragione e facciamo passare quel segnale. E in più, avendolo fatto volontariamente perché noi lo volevamo fare, ci siamo anche attrezzati per far fronte alle emozioni che ci giungono dal mondo e poterle controllare. Quando invece succede in maniera automatica, spesso le persone vanno fuori di testa, ma questo è una cosa che non è che ci riguarda. Allora, si diventa pagani politeisti quando si ha la capacità di costruire relazioni empatiche con il mondo. Quando nelle relazioni empatiche col mondo, nelle azioni, nelle nostre decisioni, noi vediamo gli dèi. E vediamo gli dèi che agiscono attraverso noi e noi attraverso loro. Che poi noi conosciamo i nomi degli dèi o noi non li conosciamo, non se ne frega assolutamente niente. Perché agli dèi dei nomi che noi gli diamo non gliene può fottere più di tanto. Cioè non gliene frega proprio niente. Perché quando le nostre emozioni individuano Era, non individuano una bella donna con un seno prosperoso e con un grande retano e due belle cosce. Ma individuano l'essere natura, individuano tutte le tensioni della vita. E il fatto che poi la ragione pigli tutte le tensioni della vita, tutte le tensioni della natura, e le trasformi simbolicamente in tutte quelle cose che poi generano l'essere umano, beh, la nostra ragione ha anche i suoi diritti estetici, ma le emozioni non percepiscono questo, percepiscono la vita.
il suo eterno fluire. Bene, 049 700 700 e 049 700 838. Ed è in quel momento che si diventa pagani. Non è quando si conosce perfettamente o a memoria l'Iliade o l'Odissea. Pronto? Quando si conosce a memoria l'Iliade e l'Odissea, si conoscono soltanto delle belle storie. Delle storie che sono... Pronto? Ciao Ivano. Ciao. Sento. Dimmi. Che ti hai detto prima delle emotività, no? Interiori, che dell'empatia, appunto. Sì. Beh, un fatto chiaro, se per esempio è la prima volta che che ho telefonato in radio, anche adesso sento iperpnea dentro, proprio il respiro, che si blocca proprio dentro, e sì, quanti anni sei che ci conosciamo, che telefono. Tanti. E si blocca proprio dentro qua nel torace, capito, il respiro, adesso mi tocca fermarmi, capisci? Bloccarmi e fare tre respiri. Dopo, quando che sento camminare, mi sento qualcuno sulla porta che non conosco, vedo l'ombra così, ecco che c'è un'altra tensione ancora. Certo. Che ti ho detto prima che va come delle vibrazioni in testa, se perché non ti sei, esatto, che non ti conosci, perché mi so, sarei abbastanza ansioso, sarei uno di te che... A te servirebbe questo tipo di esercizio, eh? Esatto. Perché mi ricordo che vado abbastanza, per esempio, no? Vado una volta a settimana, cioè non è che vai sui luoghi frequentai, mi vado, certo, a andare, se vuoi andare in libreria, fa strade dove meno frequentai, e torno in Rio, fare la spesa a casa, però capisci tu, quando che... emotività che fa, che provo mie, e tantissime, certo, non è poche, anche se so casa mia, dove sì, che sto, sì, dentro casa mia. Esistono persone estremamente sensibili ai sbalzi emotivi, esatto, li sentono come dei pesi. Esatto, sono senza solo tranquillo, normale, comincia a essere sito e tac 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 al cuore, ma senza che sia nessuna, che ha provocato nessuna provocazione, niente proprio. Oh, tutto qua. Beh, vabbè, qua io. Comunque questa roba qua è tutta su internet, Che sarebbe tanto da dire, cioè, perché emozioni, e angosce, ansie. L'angoscia è in effetti una patologia di separazione, no? Che la ragione fa col mondo, perché ti tieni distante dalle cose, però il segnale d'angoscia lo puoi usare, cioè lo puoi gestire tu. Esatto. Invece, mi ero su un bar, no? Ero su un bar passante, ero come mamma, non riuscivo più andare fuori, non riuscivo più andare fuori dal bar, proprio perché c'era il traffico, c'era, pioveva. E per un motivo che non so, che non ho mai capito, non riuscivo mai a capire, non riuscivo a provare, bevuto 10 camomie, io tutto agitato, tutto in agitazione, proprio nervi, tre pastiglie. Ma esistono persone che fanno queste cose che poi vengono fuori anche nelle fobie, cioè poi si manifestano in tante patologie, capito, che dopo vengono... Infatti il problema più grosso è i problemi patologici delle persone, perché un conto è il segnale d'angoscia, un conto è l'angoscia quando ti arriva da situazioni profonde, la devono agire il psicologo, insomma. Dopo sta risolto, e dopo quel tipo di angoscia hanno più provato, comunque esiste ancora, che c'è qualcosa ancora di... che essendo che vivo da solo, metto in rilievo, capisci, sei, certo, di più e riconosco di più, perché se ti sei insieme in compagnia della gente, riconosco meno. Spesso ci sono dei stati d'angoscia che vengono vissuti dai ragazzini proprio al momento del passaggio della pubertà, esatto, e che se non riescono a superarli si fissano e si portano avanti tutta la vita. Esatto, e dopo emergono quando, certo, va bene. Ciao Ivano, buona serata, ciao. Tanto, ciao. Esistono anche, sì, tutta una serie di condizioni dell'angoscia
che se non venga accuratamente seguita e gestita, perché l'angoscia è uno stato psicologico come tanti altri, soltanto che ha delle manifestazioni anche patologiche, cioè anche delle patologie, per cui si tende sempre a associare l'angoscia alla patologia. In realtà l'angoscia è uno stato psichico normalissimo, come la paura, come il furore, come la rabbia, come qualunque altra sensazione che noi abbiamo, soltanto che l'angoscia ha la funzione all'interno della ragione anche di separarci dal mondo, per cui vivere quello che è il segnale d'angoscia e praticarlo in realtà significa anche aprire tutti quei canali di percezione che noi abbiamo rispetto al mondo che ci circonda, al mondo che ci sta attorno. Pertanto l'angoscia è un argomento un po' particolare, proprio per questo motivo, almeno questa è una delle mie scoperte. E vi ricordo sempre che questo testo, L'angoscia, le emozioni e il sentire il mondo, lo trovate sempre in internet, lo trovate in federazionepagana.it e esattamente all'interno dei discorsi sul crogiolo dello stragone. L'altro invece, Studi classici della religione pagana politeista, lo trovate, se non vado errato, in www.stragoneriapagana.it. ormai tutto quello che scrivo lo carico in internet, perché è la cosa più semplice da attraverso la quale diffondere quello che faccio. Bene, io chiudo qui la trasmissione, vi do appuntamento per giovedì prossimo ci sarà soltanto Francesco e vediamo un attimo, pronto? Ci sarà soltanto Francesco e poi fra 15 giorni invece ci sarò io che continuerò i discorsi che sto facendo prendendo un testo dopo l'altro. Ciao a tutti e a risentirci a giovedì prossimo, ciao.